L'emergenza di fatto continua, è soltanto la prima emergenza che ha trovato delle risposte. Noi consideriamo emergenza anche il fatto di non avere trovato delle soluzioni concrete per alcuni cittadini che non hanno ancora la forza e l'aiuto concreto per ricominciare, rimettere a posto le proprie case e ricominciare una vita come prima. Per tornare alla normalità ci vorranno altri mesi e forse anni. Non lascia spazio a trionfalismi la previsione del sindaco di Dolo Alberto Polo, che in mattinata ha incontrato gli avvocati della Riviera del Brenta per ringraziarli dell'assistenza gratuita offerta alle vittime del tornado dell'8 luglio scorso. La solidarietà diffusa è stata e continua a essere insostituibile, rende merito il primo cittadino, ma a livello istituzionale si potrebbe fare di più e meglio. Speriamo che questa traumatica esperienza serva a migliorare le cose in futuro. Lo sto tentando di dire a molti, alle istituzioni superiori, alla regione, al governo. La nostra esperienza sul campo può essere un punto di partenza per migliorare le buone pratiche in casi di emergenza come quelli che ci hanno colpito. Ci mettiamo a disposizione perché la nostra capacità di improvvisare talvolta comunque ha dato delle risposte e altre risposte migliori possono essere date. Abbiamo fatto il possibile per dare una mano, spiegano gli avvocati, sperando che la gente smetta di vederci soltanto come dei mercenari prezzolati del diritto. Se le persone avranno ancora bisogno, noi ci siamo. Il lavoro dell'avvocato non è mai finito, prosegue 365 giorni l'anno. Certamente, se la nostra terra ha bisogno di me, ha bisogno dei nostri colleghi, noi non ci tiriamo mai indietro.